Buongiorno a tutti, mi dispiace se siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, ma abbiamo avuto un comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica a cui alla fine si è unito anche il presidente della regione, il sindaco di Palermo e il procuratore Lo Voi, proprio perché noi siamo a casa loro, quindi avendo deciso di far svolgere il Comitato Nazionale a Palermo, abbiamo voluto dare un segnale concreto alla città, un segnale di vicinanza per vari motivi. Il primo motivo sicuramente perché quando io ho scelto di venire qui il 15 di agosto, l'ho scelto pensando che certamente era il periodo più intenso arrivo di flussi migratori e non mi sono voluta nascondere, ho voluto metterci la faccia e ho ritenuto di dover essere vicino a una terra che come primo approdo dei flussi merita rispetto e soprattutto un ringraziamento per tutte le attività che i sindaci si trovano a dover affrontare. Tra l'altro mi pare che come primo argomento che abbiamo affrontato in seno al comitato è stata la crisi dell'Afghanistan, perché nel frattempo era arrivata la notizia della presa di Kabul da parte dei talebani e allora a quel punto abbiamo ritenuto di fare come primo argomento un focus appunto su quelli che sono anche i problemi connessi all'accoglienza dei cittadini afghani che hanno collaborato con le truppe italiane in Afghanistan. Noi abbiamo già accolto 228 persone, erano in programma altre in questo periodo entro il 30 agosto. Certamente questa accelerazione comporterà anche un'accelerazione conseguente delle attività di accoglienza. Stiamo in stretto contatto con il Ministero degli Esteri, con il Ministero della Difesa per cercare di dare ognuno il massimo in termini di attività che ogni amministrazione ha da fare in un frangente così delicato. Abbiamo parlato della situazione, quella che è la situazione ordine e sicurezza pubblica nella provincia di Palermo e abbiamo anche in relazione alle risorse del PNRR che già abbiamo avuto una prima tranche che negli ultimi tempi fa sì che ci deve determinare a stare sempre più attenti perché non ci sia un'infiltrazione nell'economia legale perché l'azione di contrasto alle mafie va perseguita, ma per quanto riguarda il Ministero dell'Interno è stata anche rafforzata a partire dall'analisi e dal monitoraggio del fenomeno fino all'attività investigativa e sanzionatoria. Abbiamo parlato anche di quelle che sono le attività dei prefetti che fanno molta attività di prevenzione amministrativa, tant'è vero ho dato anche dei numeri, quante sono le interdittive, tenete conto che parliamo di un comitato nazionale, ordine e sicurezza pubblica, quindi sono dati a livello nazionale. Io ho dato il dato complessivo di questi 7 mesi che hanno fatto registrare 1.326 interdittive antimafia a
dalla data del 31 luglio, tenete conto che nel 2020 sono state 2130 e nel 2019 1541. Quindi questo fa intendere come prosegua l'attività dei prefetti, come vada avanti e come sia incentrata su questi aspetti specifici importanti perché l'economia rimanga, diciamo, sia un'economia non infiltrata, perché poi si va a incidere sullo sviluppo del nostro paese. Noi abbiamo anche stipulato un protocollo con l'ANCE, che è l'Associazione dei Costruttori Edili. Con questo protocollo abbiamo dato la possibilità all'ANCE di consultare la Banca Nazionale Antimafia presso il Ministero dell'Interno perché loro possano vedere i profili, verificare i profili dei propri partner. Voglio dire anche che abbiamo, e questo è importante, per quanto riguarda le attività delle forze di polizia, a cui va davvero il nostro ringraziamento, unitamente alla polizia locale che viene utilizzata sempre anche per il controllo del territorio, secondo quelle che linee che vengono date dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza. Hanno avuto un impegno molto pressante perché considerate che abbiamo avuto circa 15.672 manifestazioni dal 1 agosto 2020 al 31 luglio 2021 e quindi abbiamo avuto un 60% in più rispetto a quello che erano i dati dell'anno precedente. La delittuosità ha avuto una diminuzione, siamo in flessione, meno 2,4%, abbiamo una flessione per quanto riguarda le rapine in banca, le rapine negli uffici postali, abbiamo anche come furti in abitazione, mentre sicuramente abbiamo un aumento di quelli che sono i reati che vengono effettuati tramite web. Questo purtroppo è un dato che risulta a livello nazionale, l'abbiamo visto anche da ultimo nelle ultime eventi che si sono verificati anche nella regione Lazio. Per quanto riguarda il focus sulle organizzazioni criminali, noi abbiamo detto, e così anche da parte dei partecipanti al tavolo del comitato, c'è sicuramente una capacità di adattamento delle mafie, una capacità di sostituire con la violenza, con azioni più corruttive e intimidatorie, finalizzate appunto a penetrare i sistemi affaristici e produttivi. Vorrei anche dire che un cenno vorrei farlo per quanto riguarda la struttura di prevenzione antimafia, per quanto riguarda le zone che sono state toccate dal sisma, parlo anche della Molise, di Ischia, di Catania. Allora qua un dato importante per dire come hanno lavorato gli uffici, perché dal 1 agosto 2020 al 31 luglio 2021 sono state esaminate le istanze di iscrizione nell'anagrafe degli operatori non aventi controindicazioni, circa 16.000 istanze. Quindi in un anno esaminare 16.000 istanze e verificare chi è che aveva titolo ad operare nell'ambito della ricostruzione. Abbiamo avuto anche un'attività intensa da parte del commissario per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura. Sono state deliberate risorse a favore delle vittime di estorsione per 15 milioni e 9, mentre per l'usura
io vorrei dire, evidentemente per mancanza anche di coraggio nelle denunce, abbiamo deliberato soltanto 2 milioni e mezzo. Quello che può essere valorizzato, è stato detto in sede di comitato, è anche il sistema antiriciclaggio basato sulle segnalazioni di operazioni sospette sviluppate, SOS, con i quali vengono evidenziati quelli che sono anomali flussi di movimento di capitali nel sistema bancario, e questa è un'attività che davvero anche grazie all'attività che viene svolta dalla Guardia di Finanza, è un'attività molto concreta e che ha portato da gennaio 2020 circa 4.640 segnalazioni correlate all'emergenza Covid-2021. Vorrei dire da ultimo quelli che sono gli interventi dei Vigili del Fuoco che sono stati effettuati in questo periodo, che hanno visto impegnati i vigili volontari, i vigili, quelli, i nostri Vigili del Fuoco che hanno operato su tutti i territori che sono stati toccati purtroppo da questi episodi, e parliamo della Calabria dove abbiamo avuto anche 4 morti, non dimentichiamolo, parliamo della Sicilia, della Sardegna, tutta la parte relativa alla provincia di Oristano. E allora abbiamo utilizzato un dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco pari a 6.000 unità, diciamo prima tra volontari e permanenti, a cui si è aggiunto un potenziamento anche di 1.600 unità. Sono stati effettuati 50.000, circa 50.000 interventi per incendi di vegetazione, quindi più il 78% rispetto al 2020, e anche la flotta aerea dei Canadair ha effettuato circa 1.763 sortite e sorvoli, così anche gli elicotteri, circa 380 più 118% rispetto all'anno precedente. Quindi gli interventi effettuati dal 15 giugno all'11 agosto sono 202.000 circa, quindi più 9% rispetto al 2020 in cui si erano verificati circa 180.000 interventi. Tenete conto che anche nelle regioni settentrionali dove non ci sono stati incendi, ma abbiamo avuto degli episodi alluvionali, anche lì per maltempo, per dissesto idrogeologico, abbiamo avuto circa 6.178 interventi. Da ultimo abbiamo parlato dei flussi migratori, abbiamo detto che certamente i numeri sono aumentati perché siamo a più di 32.000 arrivi, però in contemporanea noi abbiamo proseguito, nonostante che nella prima fase del 2021 si siano bloccati i rimpatri causa Covid, abbiamo proseguito con i rimpatri, tant'è che ad oggi abbiamo già circa 2.090 rimpatri, considerati che soltanto circa 1.000 sono per la Tunisia. Vorrei anche dire a proposito della Tunisia che abbiamo, voi ve l'ho detto non qui, ma insomma l'ho detto più volte, che stiamo lavorando da più tempo con la Tunisia, dove ora voi sapete la situazione politica sia della Tunisia che della Libia, la Tunisia che vede allontanato il capo del governo, il capo del Parlamento, dove abbiamo il Presidente della Repubblica che ha però
confermato quelli che erano gli accordi che avevamo da ultimo preso nell'ultima, una delle ultime, no, l'ultima volta che sono andata, in Tunisia insieme alla commissaria Johansson, di questa linea dedicata, che vuol dire, con un numero di telefono, è arrivata una nota con un numero preciso di telefono a cui i nostri, degli nostri assetti potranno chiamare per fermare questa, immigrazione, perché arrivano da noi ma poi vengono, rimpatriati subito dopo perché non hanno titolo in quanto ad oggi ancora un paese sicuro e quindi non ci sono, le motivazioni. Con la Libia è stata firmata, ad aprile con l'OIM una convenzione per mirate iniziative alla frontiera sud, della Libia con una missione che è in fase di calendarizzazione perché anche la Libia è terra di transito. Pensate che quelli che vengono dalla Libia, nessuno è libico, sono degli altri paesi che provengono dal sud della Libia, quindi bisogna che anche questi interventi vengano portati avanti ed è quello che noi stiamo facendo, fermo restando che si può risollevare la vita di quei paesi, quindi quella che è la parte diciamo sociale, economica, finanziaria di quei paesi soltanto con robusti interventi da parte dell'Europa che su questo sta lavorando e credo che prossimamente, credo davvero sia prossimo quello che è la notizia che attendiamo, che è l'esito delle richieste che personalmente ho fatto da più tempo e che anche il presidente Draghi ha fatto nell'ultimo Consiglio europeo di avere delle risorse, di destinare delle risorse a quei paesi, diciamo, per risollevare la situazione, politica, sociale ed economica, perché il flusso migratorio quando arrivano, diciamo, è la conseguenza, è l'indotto di quello che è una situazione, diciamo, di instabilità di quei territori. Quindi all'instabilità bisogna far fronte con interventi da parte dell'Europa che possa ristabilire quel minimo di stabilità che aiuta certamente a limitare i flussi. Nel frattempo abbiamo dato atto di quelle che sono le iniziative che abbiamo fatto come corridoi umanitari, abbiamo noi firmato un protocollo che dal 2017 prevede arrivi di 496 richiedenti, soprattutto dall'Etiopia, che adesso continueremo perché valeva più anni, quindi per un numero massimo di ulteriori beneficiari, prevedendo anche altri paesi come il Niger e la Giordania. Poi da ultimo abbiamo, e qua poi davvero mi taccio, abbiamo firmato un protocollo il 23 aprile per cui saranno beneficiari dei migranti che sono nei centri di accoglienza dalla Libia. Sono protocolli che noi abbiamo stipulato insieme alla comunità di Sant'Egidio, alla comunità valdese, che si prenderanno in carico le persone che particolarmente vulnerabili, parliamo anche dei minori non accompagnati. Diciamo che questi sono stati gli argomenti affrontati. Se avete domande, sono pronta a dare le risposte ritenute opportune. Allora, c'è la venia del TG1? Sì, è Ministro, buongiorno. Le volevo chiedere, visto che siamo in una delle regioni più colpite dagli incendi, se dai dati che vi giungono pensate che siano episodi singoli o, come si pensa, ci sia una regia occulta e che quindi ci sia una linea tra la Sicilia, la Calabria, la Sardegna e altre regioni?
No, non ci sono evidenze in questi termini. Si è parlato della filiera del bosco che evidentemente dopo 21 anni va rivisto e certamente occorre, abbiamo detto che occorre una cultura di quello che sono i beni, l'ambiente, una cultura di preservare il nostro ambiente. Certamente ci saranno dei piromani, quindi sono incendi che per alcuni aspetti sono sicuramente dolosi, ma questi collegamenti, come dice lei, non sono stati ravvisati. Teniamo conto anche che le altissime temperature, teniamo conto del vento che tante volte ha propagato anche incendi che potevano essere di minima dimensione, teniamo conto che ci sono stati anche degli arresti in flagranza mentre appiccavano il fuoco. Comunque è molto difficile individuare l'esatto punto, quindi si è parlato anche di quelle che sono le condanne che difficilmente arrivano a conclusione. Comunque le pene previste sono da 3 a 7 anni, quindi certamente, e tante volte non si arriva alla conclusione di un processo, quantomeno occorrerebbe avere una maggiore attenzione, ecco, questo sicuramente sì, per l'ambiente e per il territorio. Quindi Angela Caponnetto, Rai News. Qua. Buongiorno Ministro, mi rivolgo al tema dell'immigrazione. Dunque c'è un 128% di aumento di approdi nel nostro paese rispetto all'anno scorso, però sono tutti sbarchi, quasi tutti autonomi, abbiamo dell'82,6%. Gli altri, diciamo, pochissimi presi fuori dalle acque in zona SAR dalle nostre forze o dalle navi umanitarie, l'8,1%, cioè pochissimi. Cosa è successo sostanzialmente allora, rispetto all'anno precedente? Come mai c'è stato questo aumento, visto che non sembra che siamo arrivati se non in autonomia, per l'appunto? È successo, non dimentichiamo che noi abbiamo trascorso un anno di pandemia che ha toccato il nostro paese in maniera così pesante e noi abbiamo avuto gli strumenti per reagire. Pensiamo a quei paesi da cui provengono i flussi migratori, teniamo conto della Tunisia, lo dicevo prima, di una grave crisi politica, strutturale, teniamo conto che non c'è il Parlamento perché il partito di Ennahda, che rappresenta i fratelli musulmani, è stato allontanato quello che era il presidente del Parlamento. Quindi teniamo conto che in Libia abbiamo due fronti e andiamo incontro alle elezioni che laddove non si dovessero svolgere entro la fine dell'anno, noi potremmo riavere un'altra volta due fronti e non, teniamo conto che in Libia si sono assestati i turchi, si sono assestati i russi, quindi è una crisi, diciamo, politica, sociale che al di là di quelli che sono i punti dei flussi, i numeri dei flussi e certamente vengono influenzati dalle condizioni dei paesi di partenza. Per quello io parlo, ho detto prima, di questi interventi di finanziamenti da parte dell'Europa, come richiesto anche dal Presidente Draghi. E da me personalmente, ancora prima, perché secondo me noi dobbiamo aiutare quei paesi che hanno difficoltà in questo momento. Sky TG24, Raffaella Dani. Sì, buongiorno, mi ha fatto cenno prima, questo tema fuori programma, ma ha balzato in testa agli argomenti di discussione di questo comitato di evacuazione degli italiani, dei traduttori, delle famiglie dall'Afghanistan, come si stava realizzando, vista
l'accelerazione della crisi, l'ingresso in Talebania qui a Kabul. Grazie. Sì, l'ho detto prima, ci sarà certamente un'accelerazione. Si avvicina. Ho detto ci sarà sicuramente un'accelerazione perché non era neanche previsto un'accelerazione così immediata, perché è avvenuto tutto in pochissimo tempo, quindi anche adesso andare in aeroporto può determinare un problema, però pare che proprio mentre eravamo in comitato pare che ci sia qualche comunicato da parte dei talebani che non faranno interventi immediati fino a quando non ci sarà, diciamo, un'azione congiunta anche da parte delle autorità locali lì. Quindi questo dovrebbe garantire, speriamo, la partenza non soltanto dei nostri, degli italiani che sono lì, ma anche di coloro che hanno operato con le forze armate, hanno cooperato in tutto questo periodo, e parlo anche di varie categorie, si è parlato anche di un gruppo di medici, di interpreti, quindi noi faremo di tutto e in quello assolutamente siamo pronti ad adoperarci perché si possa raggiungere in tempo rapido il risultato di farli arrivare in Italia in tutta sicurezza. Elvira Terrenova, Adriana Cronos. Buongiorno Ministra, a proposito dell'Afghanistan, volevo chiedere, lei ha parlato adesso degli italiani ma anche dei collaboratori delle truppe italiane, invece per quanto riguarda gli afghani, lei teme che scappando dai talebani, insomma, possano in qualche modo, possa esserci un nuovo flusso migratorio anche proveniente dall'Afghanistan? E poi volevo anche chiederle, sempre a proposito di migranti, se vuole, se incontrerà, se è previsto un incontro con l'ex ministro Salvini, visto che ha detto che è pronto ad incontrarla dopo aver criticato, insomma, la sua politica migratoria dicendo che è stato un fallimento. Grazie. Allora rispondo alla prima domanda, che sicuramente ci sarà, è da prevedere che ci sia un ulteriore flusso di migranti provenienti dalla rotta balcanica, ma non solo, perché tante volte sono arrivati afghani anche via mare. Teniamo conto che in Germania si vota a breve, a settembre, quindi è una situazione, diciamo, politica generale, però l'UNHCR so che ha dato una quantificazione nei prossimi mesi che potrebbero farci preoccupare, tenendo conto anche del rischio terrorismo. Certamente noi stiamo monitorando e su questo abbiamo la garanzia da parte diciamo di tutte le forze che opereranno al meglio. Per quanto riguarda l'altra domanda che mi ha fatto, le rispondo io con una domanda: ma lei pensa che tutto quello che avviene a livello di immigrazione, di arrivi, di segnalazioni di porti dati all'ONG quando sono alle porte delle nostre acque SAR, lei pensa che questo sia un problema soltanto del Ministro dell'Interno oppure un problema dell'intero governo, con cui io mi confronto sempre, in particolare con il Presidente del Consiglio che segue personalmente tutto il dossier? Quindi voglio dire, sono ben disponibile a qualunque tipo di incontro, non ho mai avuto assolutamente nessuna preclusione su questo, anzi ben volentieri. E adesso abbiamo il TGR Sicilia di Lucco. Buongiorno Ministra, io torno sulla questione degli incendi, visto che approfondisco la Sicilia. Io mi chiedo perché sembra così difficile individuare
incendiari responsabili e perfino a livello investigativo ipotizzare i moventi. E seconda domanda, quali sono le ulteriori mosse che si intende fare per arginare il fenomeno? Allora, è difficile perché le aree sono le più vaste, sono territori che tante volte sono incolti, quindi non è che abbiamo un occhio in tutti i territori della regione o delle regioni interessate, quindi quando poi succede un incendio ecco che allora le forze in campo vanno sul luogo, tant'è vero che questo lo posso dire con certezza, hanno fatto degli arresti in flagranza proprio in questo periodo, però dire che tutto il territorio è vigilato, noi sappiamo che il nostro parco boschivo è ampissimo, cioè l'Italia ha tanto verde, quindi purtroppo può capitare che in quel momento preciso non ci sia qualcuno, mi pare su questo scontato. Altra cosa da dire che l'ulteriore domanda che ha fatto, non mi pare che sia emerso, ma l'ho detto anche prima, alcun collegamento con la criminalità organizzata, certamente è molta incuria e molta non attenzione al territorio e anche sicuramente i piromani che vanno perseguiti nella maniera più opportuna. TG2 Ricci. Sì, in realtà la mia domanda riguardava l'Afghanistan, quindi ultima domanda, Mediaset, Gianca. Sì, buongiorno Ministro, torno un attimo sul tema dell'immigrazione, le pongo due domande. Il suo predecessore al Viminale, Matteo Salvini, le ha ricordato di recente i numeri che in quasi due anni da Ministro ci sono stati 72.343 arrivi e poi c'è il dato che rispetto all'anno scorso è aumentato del 128%. Cosa risponde al leader della Lega? E poi Salvini, sappiamo, non è andato a processo per la vicenda della nave Gregoretti. Dunque, secondo lei è possibile bloccare gli sbarchi per chiedere la distribuzione in Europa oppure non sarebbe giusto? Allora le rispondo su tutte e due le domande, perché per quanto riguarda gli arrivi certamente sono aumentati, su questo non c'è dubbio, e ripeto, essere venuti oggi a Palermo con tutto il comitato nazionale vuol dire aver messo la faccia su un problema su cui non abbiamo nulla da nascondere. Perché? Perché i problemi vanno sempre contestualizzati, quindi che ci sia stato un aumento è vero, però nel frattempo è cambiata la situazione. L'anno prossimo parleremo di quelli che sono la situazione politica in Afghanistan, dei talebani e quant'altro. Quindi se dobbiamo contestualizzare, allora forse riusciamo a comprendere anche le motivazioni per cui le situazioni evolvono, ma evolvono da un mese all'altro, anche da un giorno all'altro, perché vediamo per l'Afghanistan per esempio, ieri non sapevamo che oggi entravano a Kabul, quindi si evolvono in maniera continua. Per quanto riguarda dice, gli sbarchi e non solo il processo, su questo non vorrei entrare, però le dico che anche laddove a suo tempo furono bloccate le ONG, poi alla fine me ne dica una che è tornata indietro, non mi risulta. Mi pare che tutti quanti poi sono regolarmente scesi e sono entrati nel circuito dell'accoglienza. Quindi, grazie a tutti, buon Ferragosto. Grazie a voi. Buon Ferragosto a tutti.